Allora, siamo nel consiglio. Se ci sono dei cittadini che vogliono dire la loro questione, finiti gli altri da votare, un rappresentante dei cittadini potrà parlare e il consiglio la sconsiglierà. Altrimenti al momento devo sbattere il consiglio e far chiudere tutti i cartelloni. Come deve essere fatto per togliere una norma che è illegittima. Quando è illegittima, quando è illegittima, le forze dell'ordine di qualsiasi livello non possono intervenire perché sono a conoscenza che palesemente non ha dato. E oltre al fatto che è illegittima, se ce n'è una precedente legittima, applica. Perché non c'è un sì o no? Però oltre al sì o no, è stato scritto, cosa che lì che è la costituzionalità di quello che è stato fatto, che la registrazione, oltre ad essere richiesta per... Apparecchi che... Oggi 23 gennaio nel Consiglio del Sesto Municipio di Roma abbiamo praticamente visto la fine della democrazia. Hanno negato per l'ennesima volta, nonostante abbiamo fatto una petizione popolare nel 2012, ci hanno autorizzato, abbiamo fatto richieste, abbiamo fatto capigruppo, abbiamo chiesto di tutto e di più, hanno fatto una disposizione illegittima che va contro la libertà di stampa. Oggi qui sono presenti i giornalisti che ci spiegheranno fino a che punto ci siamo ridotti in questo municipio. Io sono Federica Graziani, direttore della Fiera dell'Est, il periodico del Sesto Municipio. Oggi abbiamo fatto una manifestazione con dei colleghi giornalisti, tra cui Marco Carta qua dietro di Paese Sera, con telecamere in mano, per dimostrare che la libertà di stampa fino a prova contraria deve essere garantita in tutte le sedi istituzionali del Paese. E nonostante questo, al mio collega hanno cercato di strappare dalle mani il tesserino e di togliere la telecamera. Il presidente del consiglio Ambra Consolino ha chiesto ai vigili ripetutamente di toglierci la strumentazione tecnologica nonostante avessimo esibito i tesserini. Ci hanno più volte portato verso la porta per cacciarci dall'aula consigliare. E anche tu, Marco? Eh sì, è una situazione che non si è mai verificata nella mia vita, è stato impedito, è stato detto ai giornalisti non potete fare riprese, se volete scrivete, ma le telecamere le dovete togliere. Io una cosa del genere non l'ho mai sentita. Oltretutto esiste anche il diritto di cronaca, che credo sia un diritto superiore alle disposizioni del Sesto Municipio, così... Ci chiediamo come sia possibile che in consiglio comunale, cioè l'assemblea capitolina, i giornalisti, basta che esibiscano un tesserino e possono riprendere le sedute del consiglio, qui in municipio sesto vige un'altra regola.
Ci chiediamo come sia possibile. Soprattutto come sia possibile da un calcio all'articolo 21, al diritto di cronaca, al diritto di critica, semplicemente alla legge che la stampa non può essere sottoposta a autorizzazioni o censure. Qui siamo alla morte completa di ogni diritto. Il sesto municipio è il municipio peggiore di Roma a livello amministrativo. Non è pensabile che un presidente del municipio ordini ai vigili di sequestrare le strumentazioni in mano ai giornalisti. Questa è una cosa impensabile. Comunque il sindaco Marino di questo se ne deve fare carico, di questa situazione, questo è chiaro. Infatti come Movimento 5 Stelle abbiamo fatto un'interrogazione che è partita ieri al segretariato generale con 26 pagine di allegato. Speriamo che ci darà delle risposte chiare e ristabilisca il ruolo di garanzia del presidente del municipio, anzi il presidente del consiglio del sesto municipio, che ne abbiamo veramente bisogno tutti. Comunque oggi mi sento dire cittadini 1 municipio sesto 0, perché comunque li abbiamo portati a discutere in aula e hanno addirittura sospeso il consiglio almeno 4-5 volte e l'hanno chiuso poi, perché non sanno assolutamente parlare se il boss insomma non gli dice. No, che è stata bocciata, un consigliere ha proposto di discutere con urgenza il provvedimento che avrebbe permesso di discutere le foto e il PD, ad eccezione di un consigliere, si è opposto. Quindi il PD di fatto ha votato contro le riprese in aula, compatto. Contro la trasparenza. Io penso di aver lì anche la Fiera dell'Est, articolo 0, 5 Stelle e tutti i giornalisti locali possibili, anzi venite. Continueranno questa battaglia insieme, perché insieme si vince. Ciao, possiamo fare. Vai.